Dal 13 settembre inizia l'anno scolastico 2023-2024 nelle Marche, in particolar modo nella provincia di Pesaro Urbino. Il 16 ottobre invece inizia l'offerta proposta da Centro Studi Pesaro. Il Centro Studi Pesaro è un centro di preparazione scolastica. Abbiamo diverse possibilità di didattica. La mattina facciamo didattica in piccoli gruppi per studenti di età scolastica, quindi della secondaria di primo e secondo grado. Il pomeriggio invece ci dedichiamo agli studenti lavoratori di diverse età che hanno bisogno magari di lezioni individualizzate e in orari ben precisi. Oltre alla possibilità di lezioni frontali, abbiamo anche le lezioni online, quindi in diretta su diverse piattaforme informatiche, altrimenti l'asincrono, perché ci sono magari studenti lavoratori che hanno bisogno di seguire le lezioni in momenti precisi e quindi noi gliele prepariamo e poi loro se le gestiscono. Questo ci dà la possibilità di preparare al meglio i ragazzi, ma soprattutto di innanzitutto recuperare in loro la fiducia dal punto di vista della loro prestazione scolastica e poi di recuperare appunto le loro lacune. Oltre a questi servizi di didattica abbiamo anche le ripetizioni. Ovviamente al Centro Studi siamo tutti insegnanti laureati che hanno avuto magari anche esperienze nella scuola pubblica, quindi sappiamo bene quello che ci può essere richiesto poi dagli studenti e possiamo quindi preparare per tutto l'anno un pacchetto di ripetizioni su determinati argomenti in tutte le materie. Novità per l'anno scolastico 2023-2024 è la collaborazione con alcune università online. Quest'anno il Centro Studi comincia non solo l'anno scolastico ma anche il suo primo anno accademico. Collaboreremo con alcune università online che ci permettono sia di proporre tutti i classici corsi appunto universitari e soprattutto per chi ha più di 21 anni la possibilità di fare una triennale in 20 mesi e una magistrale in 18 mesi. Questo vuol dire che in poco più di un anno e mezzo è possibile ottenere appunto la laurea triennale, soprattutto magari per chi ne ha bisogno per la propria carriera lavorativa o per poter magari andare di un grado superiore proprio all'interno del suo lavoro. Oltre a questo possiamo inoltre offrire come possibilità anche il master per completare la propria classe di concorso per i docenti e fare tutti i vari corsi che permettono di avere più punti nella propria carriera da docente, nelle graduatorie. In più c'è la possibilità di fare le certificazioni linguistiche ed informatiche. Come si sviluppano le vostre lezioni che tenete con gli studenti che avete? Le lezioni che noi teniamo durano 45 minuti perché abbiamo visto che la soglia di attenzione dei ragazzi è abbastanza limitata. Quindi l'idea è quella di aumentare e mantenere concentrato il più possibile il ragazzo. In che modo lo facciamo? Lo facciamo in diverse forme, soprattutto con l'utilizzo di mappe concettuali e schemi. Questo perché sicuramente aiuta il ragazzo durante il ripasso, durante la lezione stessa e eventualmente anche per lo studio. L'obiettivo che abbiamo è quello di facilitare lo studio dei ragazzi, quindi il nostro orario scolastico, le nostre lezioni viene modificato proprio per consolidare o per recuperare alcune lacune che hanno i ragazzi. Il nostro orario è un orario di inizio delle lezioni, la mattina è alle 9, quindi questo soprattutto aiuta per quei ragazzi che vengono fuori da Pesaro, essendo il nostro Centro Studi a Pesaro, e quindi abbiamo un'offerta formativa per l'intera provincia, l'intera regione. È anche una lezione diversa ovviamente da una scuola pubblica, un rapporto anche un po' più intimo tra il docente e lo studente. Sì, i rapporti che si vengono a creare sono molto amichevoli, l'idea è di far sentire il ragazzo il meglio possibile, quindi a suo agio e anche sia con i co-tutor che con i compagni. Non abbiamo verifiche, non abbiamo interrogazioni, quindi il ragazzo si sente a suo agio, lo studente si sente sicuramente a suo agio durante la lezione e durante il coinvolgimento. Ragazzi che si presentano qui con delle grosse lacune, quali sono quelle più evidenti? Abbiamo visto che negli ultimi anni, soprattutto a causa della didattica a distanza, della DAD, i ragazzi hanno scritto pochi temi e quindi diciamo in italiano ad esempio c'è poca abilità nello scrivere temi, soprattutto lungo, corretti, e quindi qua cerchiamo anche di effettuare molti temi, soprattutto perché è la prima prova in qualsiasi esame di maturità e quindi già facciamo sì che i ragazzi possano scrivere al meglio i temi in preparazione all'esame. Per noi è fondamentale
prima della buona riuscita dell'esame che il ragazzo venga qui contento. Se viene felice, magari si riscrive come ci capita tutti gli anni nel nostro centro studi, questo ci dimostra che abbiamo fatto un buon lavoro. Ci teniamo molto anche a mantenere comunque vivo un continuo rapporto con i genitori, in modo che per qualsiasi problema possano sempre fare riferimento a noi. Le iscrizioni sono aperte da luglio, noi stiamo svolgendo con i vari genitori alcuni colloqui per le iscrizioni e non si chiuderanno probabilmente fino al prossimo anno, fino a febbraio. Se volete avere maggiori informazioni ci trovate in via Montebello 4, siamo in una traversa di via 11 febbraio, quindi è raggiungibile sia con i mezzi pubblici, siamo vicinissimi a 5 minuti dalla stazione delle corriere e dei treni e anche ai vari parcheggi sia San Decenzio che Carducci. E ci trovate negli uffici da lunedì a venerdì. Potete anche contattarci telefonicamente via mail o seguirci nei nostri canali social, sia Instagram che Facebook, Centro Studi Pesaro, ci trovate.